le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. E alla là, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. Marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità e poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore.
Eccoci che siamo tornati con Viva la Repubblica. Buon pomeriggio a tutti e un buon pomeriggio qui dallo studio di Villa Gordiani e Massimo Morgante che vi parla, all'onorevole Marco Miccoli. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao Massimiliano, buonasera a tutti. Mi scuso anticipatamente per la mia voce, ma come sentite è un po' di raucedine fastidiosa che mi sto portando dietro da qualche giorno e che oggi sta al culmine, quindi abbiate pazienza, diciamo, di una voce un po' strana. Dai potenti mezzi di Radio Roma Futura, Marco, riusciranno a sistemarti la voce, no? Un po' come quando, ti ricordi, all'inizio insomma, intorno agli anni 2000 cominciavano quelle campagne elettorali e si cambiavano i volti, diciamo, esatto. Abbellivano le persone con Photoshop, quindi esatto. Insomma, lo facciamo per la voce. Senti Marco, allora intanto avevamo già detto sui social network che avevamo spostato per motivi insomma di palinsesto la trasmissione oggi. Partiamo subito con un argomento che abbiamo messo al primo punto del nostro sommario della trasmissione di oggi, cioè l'attualità che riguarda questo caso del ministro Lupi. Cresce il pressing appunto per le dimissioni e oggi su tutti i giornali c'è in particolare sui siti internet la telefonata tra Incalza per sponsorizzare il figlio. Che succede lì direttamente alla Camera dei Deputati su questo argomento? Allora, in queste ore succede che intanto c'è la novità del calendario, cioè domani Lupi viene qui per l'informativa e poi martedì è stata fissata la votazione per la sfiducia che è stata presentata dal Movimento 5 Stelle da Fell. E quindi c'è stata fissata abbastanza velocemente, diciamo, la calendarizzazione della sfiducia, e questo fa sì che oggi qui alla Camera giri voce sostanzialmente che ci sarebbe un pressing di Renzi e della maggioranza per far dimettere Lupi prima di martedì. E è una voce che gira da un'oretta, no? Con insistenza, e che lascia presupporre che quindi nelle prossime ore ci possano stare degli sviluppi. Qualcuno dice che domani nell'informativa potrebbe essere, diciamo, il momento dell'annuncio. Al momento Lupi ha smentito ogni suo passo indietro, ma la pressione in queste ore che sembra insomma sempre più concreta come ipotesi, è perché appunto questa pressione si sta facendo abbastanza forte, anche perché ovviamente con l'avvicinarsi anche della prova, dello scatto che ci deve essere negli ultimi giorni per far partire l'Expo, che è, diciamo, uno dei temi che sono emersi dentro la vicenda dell'inchiesta, è chiaro che c'è sostanzialmente da parte del governo, della maggioranza e di Renzi partire con un'immagine che non sia offuscata dal punto di vista del paese. E quindi in queste ore c'è questa tensione anche alla Camera, c'è molto, un po' di nervosismo, diciamo, tra le file della maggioranza, c'è un dibattito anche tra i deputati, adesso in transatlantico io sto qua, c'è un dibattito, insomma, i soliti tavannelli, le cose in cui ci si schiera pro o contro la cosa. Mi pare che largamente maggioritaria adesso l'ipotesi, anche da chi c'ha posizioni garantiste all'interno della maggioranza, di dire che però l'opportunità politica, diciamo, detterebbe l'opportunità di un passo indietro da parte del ministro Lupi, anche in virtù del fatto che non c'è un'inchiesta ufficialmente in queste ore ancora aperta, ma anche in queste ore sembrerebbe che non sia proprio del tutto così, che possano emergere a breve elementi che possano appunto contraddire questa ipotesi che dice che non c'è nessuna inchiesta aperta. Senti, secondo te quanto può nuocere all'immagine del governo Renzi questa faccenda del ministro Lupi, che ripeto comincia ad avere anche dei risvolti abbastanza tetri, più che altro per quello io ho ascoltato la telefonata con Incalza, si usa sempre, Marco, questo linguaggio un po' da intoccabili, no? Ecco, lasciami passare questo termine. Che ripercussioni può avere nei confronti del governo?
Beh, dal punto di vista, diciamo, dell'immagine, sicuramente ogni volta che si intacca la figura di un ministro, un governo subisce un contraccolpo a livello di immagine e di consenso, questo è indubbio. È pure vero che però siamo procinto di un ragionamento abbastanza ambizioso da parte del governo proprio su questo tema della corruzione, delle misure che si debbano adottare per far sì che tutto quello che abbiamo visto fino adesso è questo enorme spreco inaccettabile, che è questo flusso di denaro all'epoca della crisi che va a finire nelle tasche della corruzione, è francamente insopportabile, quindi c'è la necessità di dare una risposta. Sembra sbloccarsi la vicenda della legge anticorruzione, sembra che appunto Renzi, proprio in virtù di queste immagini, stia spingendo lui stesso, lo riportano i giornali, è lui molto che spinge sulla vicenda delle dimissioni, e c'è però un ragionamento che si deve aprire rispetto a questo tema delle grandi opere nel nostro paese, perché diciamo ormai è l'ennesimo episodio che si manifesta puntuale rispetto alle grandi opere. Adesso in questo caso noi abbiamo gli esempi della TAV, dell'Expo, del MOSE, e quindi di interi pezzi di classe dirigente, politica, non politica, amministrativa, imprenditoriale, che diciamo entra nelle maglie della giustizia per corruzione, per turbativa d'asta, addirittura anche con aspetti che riguardano i legami con organizzazioni mafiose. Quindi il tema di come il paese si attrezza e si difende da questa, che è una vera e propria minaccia che destabilizza, che rende inaccettabile il fatto che appunto si sprechi così tanto denaro nell'ambito della corruzione, che ovviamente un paese si deve dotare delle contromisure necessarie e deve anche essere forte, diciamo, dal punto di vista dell'affrontare i temi. Non ci deve essere più alcuna ombra, quindi noi diciamo a Roma sappiamo bene che appunto durante l'amministrazione Alemanno che cosa ha significato chiudere gli occhi sulla vicenda che ha riguardato per esempio gli extracosti della metro, oppure la vicenda del filobus, del corridoio della mobilità sul Valle Valentina, lo scandalo dell'ENAV, della Parentopoli, insomma una serie di vicende che quando hanno visto l'amministrazione comunale complice, iniziata in questo, hanno denotato che appunto Roma cadesse in ginocchio. Cioè non c'è solo un tema di malcostume che riguarda le tasche di chi incassa i soldi della corruzione, ma c'è un sistema che mette in ginocchio interi pezzi di economia di territori importanti. Questo è avvenuto per Roma, è avvenuto per Milano, è avvenuto per Venezia, e quindi c'è da fare presto, ma c'è da dire soprattutto un elemento di ragionamento anche in virtù delle classi dirigenti che mettiamo in campo dietro a queste grandi opere, perché poi molto si concentra sul tema della politica, sull'aspetto diciamo del coinvolgimento della politica, ma diciamo che il rapporto anche tra gli indagati e gli arrestati, tra i politici, i funzionari, i finanzieri, gli imprenditori, è un rapporto che è molto diciamo a sfavore della politica in termini numerici, nel senso che sono molto pochi i politici rispetto agli altri che sono coinvolti dentro le vicende della corruzione. Quindi il tema è come un'intera, come tutte le classi dirigenti, intere classi dirigenti di diversi settori fanno i conti con questa storia. Non è solo un tema della politica, ma è un tema di interi comparti dell'economia del paese, dell'economia dei territori. Quindi questo è un ragionamento che si sta facendo.